Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti nel mio primissimo video della Pixelmon. In tantissimi mi avete sempre chiesto di variare un po' qua sul canale, in tantissimi mi avete sempre chiesto di proporvi un video di Minecraft e finalmente ci siamo. Come molti di voi sapranno, Minecraft non mi fa minimamente impazzire, però mi fa impazzire il mondo dei Pokémon. Qualcuno qui ha preso fuoco probabilmente. Quindi ragazzuoli, sono davvero felicissimo di proporvi questo nuovo video. Non so se diventerà una serie, perché dipenderà da voi. Volete che la Pixelmon sul mio canale diventi una vera e propria serie? Beh, in tal caso proviamo assolutamente a superare almeno i 5.000 mi piace. Non appena li vedrò qua, appunto sul video, arriverà un nuovo episodio. Questo ragazzi è il mio Charmander Shiny. Infatti ho fatto lì delle piccole modifiche all'inizio, credo che tutti sappiate che si può fare. E quanto prima voglio installare anche uno shader, perché ragazzi non mi piace proprio la versione base di Minecraft. La voglio pompata al massimo con la grafica. Recuperiamo il nostro Charmander Shiny e ho visto comunque che tanti youtuber già la trattano da un bel po' di tempo. Su YouTube ho visto che ci sono, se non sbaglio, Rainblades, Kenoia, Marci, Matteo Fire ed anche altri youtuber che in realtà non conosco, però comunque ci tengo a citare perché fanno la serie da molto tempo prima di me. Tra l'altro un ringraziamento anche a Tuberanza che mi ha permesso di capire come cavolo far partire appunto la Pixelmon, dato ragazzi che mi ero impallato completamente. Allora, questa è una città in cui appunto ci ritroviamo qua più o meno all'inizio del deserto e possiamo già vedere i primissimi Pokémon. Qui abbiamo praticamente il Pokémarket in cui andare a comprare roba, qui ci ritroviamo appunto il centro Pokémon e poi c'è gente che scappa. Tu dov'è che vai? Che stai a fa? Ma questo è in gonnella. Credo ragazzi che sia praticamente una ragazza, o almeno lo spero, perché se fosse un uomo vestito così sarebbe una cosa piuttosto strana. Allora, qui volevo vedere se c'era qualcosa, purtroppo nulla. Io ragazzi mi sono aiutato all'inizio fornendomi un po' di Pokéball e tutta quella roba là, dato che ragazzi, come sapete, essendo io un neofita di Minecraft, non ho la minima idea di come si craftino tutte le Pokéball e tutte quelle cose. Scavalcalo, puoi distruggere questa. Oh, finalmente, vediamo chi c'è qui all'interno. Allenatore di livello 38? No, per il momento non è ancora il caso. E poi c'è qualcuno, ecco, un dottore, che poi forse sarà il dottore, lo scienziato appunto dell'inizio del gioco. Io mi ricordavo ci fosse il professor Oak, poi evidentemente le cose saranno cambiate. Tutti di livello alto qua. C'è lui di livello 13. Come Pokémon, ragazzi, se devo essere sincero, Scroopy non è che mi faccia impazzire, così come la sua evoluzione. Però per iniziare dobbiamo pur sempre fare in qualche modo, no? Guarda come fugge, guarda che io non ti lascerò fuggire. Sei mio ed inizia lo scontro. Vado subito con Ruggito, che pensavo lì ci fosse chiaramente il graffio. Solitamente nei giochi Pokémon in quella posizione c'è sempre prima il graffio. Vabbè, non importa, almeno così mi pare. Quindi, vediamo un po'. Andiamo a fare un altro paio di graffi. Direi di fare proprio l'ultimo e poi provare assolutamente a catturarlo. Lui mi ha fatto Missy Spillo, ma non è che sia stato così grave. Andiamo subito con una Pokéball. Vediamo se lo riusciamo a catturare, dai. Non vediamo la Pokéball perché è in una duna sottostante. Spero di essere riuscito a catturarlo. Ed eccolo qua, è catturato Scroopy. Otteniamo un bel po' di punti esperienza e vi faccio notare che il mio Charmander Shiny è di livello 15. Quindi basterebbe un altro livello e mi pare si evolverà direttamente in Charmeleon. Non perdo minimamente tempo ragazzi e mi trovo qua, mi curo anche i miei Pokémon, visto che lo Scroopy è stato indebolito per essere catturato, e si va appunto all'avventura. Io ragazzi vorrei assolutamente trovare dei leggendari e ci sono dei modi per farli spawnare in maniera facile. Fatemi sapere assolutamente nei commenti cos'è che volete vedere nella Pixelmon, perché di sicuro i leggendari voglio farli spawnare in maniera un po' più veloce. Però, bah, toccherà a voi farmelo capire se volete questa cosa oppure no. Qua mi sembra di aver ritrovato un oggetto di già. Vediamo un po' che cos'è. È una Level Ball. Oh, mica male, ragazzi. Non so quanto siano rari gli oggetti, tra l'altro ottenuti nel deserto. E c'è da dire che nel deserto, nei giochi Pokémon, ragazzi, arriva da... cioè, non c'è in tutti i giochi Pokémon, ma in alcuni sì. Qui abbiamo addirittura l'insegna mosse, ragazzi, ma li ritroviamo così, all'improvviso. Voglio scegliere Charmander e otteniamo Dragobolide, Rimbalzo e Magivelo. Ma sul serio, già Dragobolide? Aspetta, ma ha un costo e soprattutto non posso impararlo. Perfetto, quindi sei completamente inutile per me. Questo Diglett si sta lamentando da un quarto d'ora. Te ne vai! Un bel Trapinch di livello 12. Ragazzi, questo potrebbe assolutamente essere nostro. Io, ragazzi, credo che mi piacerebbe avere un... Cosa? Me l'ha distrutto il Charmander. Proviamo con Scroopy. E quasi quasi io andrei subito nello zaino e andiamo a provare magari una Mega Ball. Vediamo un po', ragazzi. Non so se riuscirò a catturarlo. Mi dice di attendere. La vediamo qui, appunto, la Pokéball in alto nella parte superiore dello schermo. E lo prendiamo!
anche se non era stato particolarmente indebolito, siamo comunque riusciti a catturarlo. Poi, costui chi è che ha questo vestito così oscuro? No, mi sa che è un allenatore e che per ora non possiamo batterlo perché Charmander è morto. La cosa importante, ragazzi, è avere almeno sempre un paio di Pokémon in squadra vivi. Almeno questo credo che sia la cosa necessaria. Mi raccomando, ragazzi, datemi nei commenti tanti consigli, perché io, avendo appena iniziato, sono appunto arrugginito al massimo, perché giocavo a Minecraft ecco un paio d'anni fa. Poi ormai io l'ho abbandonato completamente. Riprendere adesso è un po' un trauma. Poi c'è il professore della nostra città che è completamente impazzito, complimenti. E c'è lui o lei che ancora sta spiando questa casa. Cosa c'è qui all'interno? Nulla. È una piccola oasi. Io sto notando che qui ci sono questi due Lickitung che si stanno leccando a vicenda ed è una scena piuttosto inquietante, sinceramente. E poi c'è lui, faccia a muro. Probabilmente sarà in castigo ed è di livello 26. No, ragazzi, non possiamo affrontarlo. Sono appena giunto in una nuova città. Infatti, se notate, è proprio davanti ai miei occhi. Ne sto trovando tante in questa fase. Solo che qui volevo prendere sto Dodrio, ma è di livello 42, quindi non potremmo mai catturarlo. Il mio obiettivo è raggiungere qualche palestra, visto che almeno qua nei dintorni non ne vedo. E poi c'è una grotta segreta qui sotto, addirittura sotto il centro Pokémon. Si dirama davvero tantissimo, non so però se è saggio addentrarsi adesso. Potremmo magari incontrare Pokémon davvero troppo potenti per i nostri gusti. Ho preferito uscire da lì, ragazzi. A parte che mi sentivo chiuso in quella zona e non sapevo più uscirne. Vediamo un po', ma quello? Tu parlami, perché se ne sta scappando? Questi non sono allenatori, vogliono semplicemente parlare con noi. Ma come sei vestito? Are you scared of Pokémon? Hai paura dei Pokémon? No, ho paura di te e della tua veste in questo momento. Un bel Vulpix di livello 12? Ragazzi, un Ninetales sapete che non mi dispiacerebbe. Proviamo magari a catturarlo. Se faccio braciere dovrebbe essere non molto efficace. Vediamo un po'. Non abbiamo subito tantissimi danni. Direi subito di provare con una bella Pokéball e vediamo se riusciamo a catturarlo. Dai, il primo tocco è andato. Il secondo anche. E no, è uscito dalla Pokéball. Sto provando adesso con una Megaball perché, ragazzi, è tosto, eh. Questo Vulpix non vuole proprio farsi catturare, ma con la Megaball ci riusciremo, credo, di sicuro. E infatti, è diventato nostro e Charmander sale di livello, attenzione. Quindi, oltre ad imparare Ira di Drago, che mettiamo al posto di Ruggito, dovrebbe anche evolversi. E infatti, eh? Cosa? Charmander si sta per evolvere. E questa è l'animazione della sua evoluzione. Ed eccolo qui, si è già trasformato in un Charmeleon, molto molto bene. E quindi abbiamo già fatto evolvere il nostro Pokémon. Dove diavolo è? Fatemelo vedere. Eccolo qua. Tra l'altro un Charmeleon Shiny, che credo quasi non si noti, eh. Vediamo, ma dove stai andando? Hai notato il Lickitung, eh? Vuoi affrontarlo? Che livello è? 28. Per il momento, mio caro Charmeleon, direi di lasciare stare. Un bel Girafaring di livello 40, però mi sembra di aver visto, ecco, un altro Growlithe di livello 15. Ragazzi, per ora non catturiamolo. Questo perché praticamente ci ritroviamo poi troppi Pokémon. Ma quello è un Blastoise! No, raga, non ci credo! Ma come? Io sapevo che poi non era possibile trovare gli starter e le loro evoluzioni. No, raga, di livello 38, non posso crederci! No, ragazzi, no! Un Blastoise così di notte! Raga, che cavolo ci provo a fare? Io ci provo ad ingaggiare lo scontro, ma credo sia inutile. E infatti mi fa idrondata e Charmeleon fa una brutta fine. Proviamo un attimo con Scorupi, ragazzi, ma è inutile. Io provo con lo zaino, vediamo un po'. Level Ball, proviamo ad utilizzarla. Dovrebbe essere una ball che forse più pesa il Pokémon, più riusciamo a catturarlo. Vediamo. Attendi, no, si è liberato! Credo che qua, ragazzi, ci sia ben poco da fare, eh. Purtroppo è davvero tostissima questa come situazione. Si libera subito. Sono praticamente morto perché ha fatto colpo critico. Era super efficace. Vulpix, sei la mia unica speranza. L'ultima Mega Ball, che poi la lancia altrove. Vediamo un po', ti prego, Blastoise, entra. Primo tocco andato, no, e riesce. Ha fatto colpo coda? No, raga, abbiamo un'altra chance. Mega Ball, vieni a me. Lo dobbiamo catturare, ragazzi. Di livello 38. No, ragazzi, è uscito. E credo che noi abbiamo tutti i Pokémon che sono esausti. Ragazzi, sono giunto finalmente ad una nuova città e laggiù mi sembra di notare una palestra. Quindi potremo magari affrontarla. Abbiamo il Charmeleon di livello 16. Poi lo Scorupi, il Trapinch, il Vulpix. Sono tutti di per sé Pokémon debolucci, bisogna ammetterlo. Però comunque, dopo aver girato un bel po' di città prima di arrivare qui, finalmente abbiamo trovato una fottutissima palestra. Qui ci sono un po' di Sandslash e ci può stare perché appunto sono zone così, appunto in cui c'è la sabbia, quindi sono a loro agio. E questi sono dei trader. Vediamo un po', vogliono un Mach per ottenere un Kangaskhan e qui un Voltorb per, ecco, per un Krabby. Al momento non ho nessuno di questi Pokémon,
siamo ancora all'inizio e una cosa figa che ho notato è che alcuni Pokémon, anche se sono uguali, hanno poi dimensioni diverse. Questa è una cosa che ci può stare e che dovrebbe starci anche nel mondo dei Pokémon in generale. Mi pare che nell'anime succede. Allora, come vedete, ormai con i Pokémon con i PS massimi ci dirigiamo alla palestra. Questa qui credo che sia di tipo erba, possibile? Vediamo un po', c'è lui che vuole parlarci. Welcome to the Ivy Gym. Vabbè, ora lui mi dà il benvenuto. È il solito tipo che dice, ehi, allenatore in erba e tutte quelle cavolate là. Allora, io direi assolutamente ora di scendere. Benissimo, e ci ritroviamo subito un allenatore di livello 7. Quindi ragazzi, praticamente dobbiamo affrontarli tutti. E ha un Torterra di livello 8, ma sul serio? Ma non è possibile! Raga, mi ha fatto un terremoto che è super efficace e ora io un graffio, senza nemmeno rendermi conto gliel'ho fatto. Poi Unknown, ma Unknown è il Pokémon? Sì, Unknown pensavo, non so, si stesse buggando tutto. Allora, lui mi fa fuoco al nastro, entro forza, mi rimane un PS. Quindi ragazzi, ci ritroviamo subito in difficoltà qua in palestra. Allora ragazzi, credo che riusciremo a distruggerlo, dai. Bene così. Abbiamo ottenuto un po' di punti esperienza e abbiamo vinto appunto lo scontro. Peccato che prima ci fosse appunto quella visuale dall'alto. E questo tra l'altro, se notate, è il mio personaggio. Appunto la skin proprio di rosso, se non sbaglio. Ed è parecchio figo, dai, dovete ammetterlo. Guardate un po' se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, dai, ci può stare proprio a tema Pokémon. Io per ora devo assolutamente curarmi Pokémon, perché il primo scontro che abbiamo fatto già ci ha messi KO. Allora, subito, mio caro, non so, infermiera Joy. Che per, non è possibile che sia un maschio. Vabbè, ci siamo curati e si riparte all'attacco. Qui però c'è un Geodude. Che dite ragazzi, lo catturiamo per avere un altro Pokémon in squadra? Bah, per ora no, lasciamo stare. Nel frattempo si sta facendo giorno. Dopo qualche altro piccolo bug, ho raggiunto adesso questa zona in cui ci sono praticamente tutte le ghicocche. Credo che queste siano necessarie poi per riuscire a fare le nostre Pokéball. Al momento non so ancora quali sono i crafting, come cavolo si fa, ma noi ce le prendiamo. Anche se non credo sia bello praticamente rubare, perché questo è quello che stiamo facendo all'interno della palestra. Io però ragazzi, mi dispiace, ma me le prendo tutte perché le Pokéball sono necessarie da fabbricare. Quindi quello che possiamo prendere ce lo prendiamo. Cos'è che mi fa male? Con un po' che difficoltà ragazzi, credo di essere finalmente giunto dal capo palestra. Quindi è lui. Ragazzi, è di livello 10, ma noi lo distruggeremo. Tutto ciò accadrà in un ipotetico prossimo episodio se lascerete un like e supereremo i 5.000 mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto guardate altri video appunto cliccando le due miniature che vedete ora a schermo. Quindi io vi saluto e alla prossima. Ciao!